Nel tempo del fascio io avevo 9 anni e così quando arrivavano le camionette che mettevano tutti i militari sopra e noi andavamo di corsa per il paese a nasconderci. Allora mi presero mio padre, ma io ero piccola, ci siamo andati a nascondere io e mio fratello dentro a un giardino. Quando siamo andati là erano dato l'olio a un signore. Lo purgavano con l'olio, con i bicchieri d'olio, o facevano quelli che dicevano loro, o gli ci davano st'olio e li purgavano. E allora, sa, si sono riuniti un po' di gente, l'hanno presi e hanno fatto a botte. Poi dopo hanno messo dentro a un castello, hanno messo una bagnarola di quelle grandi, hanno chiamato tutte le donne di San Gregorio, hanno fatto levare tutte le feti. Ha detto che dovevano dalla patria e allora sai, io mi ero segnata pure a Mussolini, mi ero segnata Baliva, mi chiamavano quando ero piccola, Balilla. Balilla, mi c'ero segnata. Allora quando facevano le feste venivano con le macchine, a noi ci facevano le fotografie, ci stava un certo Nino, quello era proprio del fascista. Fascista era, e allora sono venuti i tedeschi al palazzo, sono venuti i tedeschi e sono acchiappate tante donne e se facevano fa da mangiare. Quando facevano da mangiare una sera avevano fatto un cotturone di quelli grandi di pasta Pentolone. e c'erano nati tutti i scarafaggi dentro. E buona, 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 sti tedeschi che la minestra era buona. Allora che è successo? Il giorno dopo sono andati là da questa Martuzza, si chiamava, dice guarda rifà la minestra come ieri sera, dice io non la posso rifare come ieri sera perché gelò la roba, che ci hanno tagliato le braccia, ci hanno rotte tutte e due le braccia, ci hanno rotte le braccia e invece quelli erano, che erano accesi il camino erano cascati da soli. E dopo siamo andati a casa, li contavamo, sa ragazzi ci fece. Andavamo vedendo, quando parlavano di queste cose e noi sempre appresso a sentire. E ti ricordi, cioè, dei giochi che facevate della E i scuola? Non giochi alla scuola, niente, perché non ci sono nata per la forza scuola, seconda. come De giochi. fuori con le pupazze di pezza, copiavamo i canevacci, li adoravamo, con i bottoni a pece chiamavamo, a sputare sopra ai bottoni, chi ce la faceva girare. Allora vendeva bottoni con le palline di pezza, chi ne faceva di più alla buca ha vinto, però non è che ci davano qualcosa a qualcuno, non ci ha dato mai niente a nessuno. E invece ti ricordi che ci sono stati dei bombardamenti? Sì, a San Gregorio ci sono stati morti, hanno dentro la villa 2 morti, dentro al centro del paese in altri 2 si sono E che morti. avete sentito quando è stato E noi bombardato? un gran tremorio, rumori e poi tutti i sassi, tutti. Poi dopo noi stavamo dentro e ci siamo andati a nascondere dentro le grotte, che poi mia madre era arrivata su verso Santa Maria Nuova. E invece io e una cugina mia eravamo andati a trovare nonna e siamo rimasti giù alla casetta con le monaci. Siamo rimasti là finché non è finita la guerra, mamma non la potevo vedere. Non potevamo vedere nessuno. Quando mia madre è venuta ero piena di pidocchi, piena. E allora mia madre mise il giornale, un pezzo di carta per terra, ma con 2 vecchi stavamo, nonni non ci faceva né da mangiare e né niente. No. Ci stava una signora tutte le sere mi porteva la minestra e ci arrangiavamo così, senza niente. Poi dopo avevamo fatto il grano, noi avevamo le bestie. Abbiamo fatto il grano e siamo venuti a casa io, papà e mamma, tutti e tre. Arriva una camionetta e carica papà. Papà porta il fucile e lo butta dentro una ruzzetta. E dopo, il giorno dopo lo siamo andati a ripiare, però papà è venuto, ha fatto tutta la guerra. L'hanno portati via, non è che l'hanno rivenuti. E noi siamo stati sbandati qua e là, mamma doveva andare alle bestie, ci lasciavano in mezzo al paese, chi ci dava un pezzo di pane, chi non ci dava niente, che una volta piagnevamo, una volta a litigare e si toccava così a Nafor. Dopo sono venuti i marocchini a San Gregorio,
quelli hanno rotto tante braccia, hanno fatto tanti dispetti alla campagna. Quella gente che abitavano in campagna ci rompevano le braccia, chi rompevano le gambe, dispetti, sassate, hanno fatto un macello, hanno fatto. I marocchini sarebbero francesi. Non lo so che sarebbero. Americani. Gli americani dopo sono venuti, gli americani, allora gli americani ci hanno portato la cioccolata, lo pane bianco, allora tutti aspettavano qui sotto il castello che ci facevano mangiare, allora vicino c'era ogni cioccolata grossa, venivano tutte le ragazze a fila là, aspettavano che ci davano qualche cosa, caramelle, allora siamo conosciuta cioccolata, caramelle, qualche cosa, si tratta, ci stava mio fratello, era grande e non conosceva il caffè. Questo ve lo posso dire. Allora una volta mia madre era andata a messa e una zia ci era portato un po' di caffè. Mio fratello il latte beve il caffè, però non ci stava l'acqua, non tenevamo né acqua né niente. Che fece? Mi ci fece la pipì dentro e la riempì. Quella quando è andata là si è andata a bere il caffè, ma non era caffè, era la pipì che era cattiva. Le siamo passate brutte perché senza mangiare, senza già avevamo un brutto, già avevamo niente. Dopo è venuto papà dalla guerra, è venuto papà, sa, tenevamo grano, tenevamo le bestie, dopo ci si sono rubate tante bestie a noi, siamo rimaste una sola e non si poteva manco io a lavorare a raggiornata perché allora andavamo in campagna con l'aratro e si guadagnavano qualche soldo. Invece dopo gli si erano potuti andare perché le bestie ce le erano ammazzate tutte quante. E sto tutto E invece ti ricordi se lavoravi? qua. Io da piccolina sono stata sempre in campagna al nostro, insomma, sì, sono nata alle Trebbie, sono nata a Proliva, sono nata dappertutto, però sempre appresso con mia madre perché eravamo piccolini in tempo di guerra. Non è che eravamo. Beh, io ne avevo 10 anni. E invece del dopoguerra che ti ricordi? Quanto è stato Dopo difficile guerra è stato uscire a meglio flirt? perché dopo siamo tenuta, se la volevi un pezzo di carne la potevamo comprare perché papà andava a lavorare in azienda e si guadagnava la giornata e quando veniva potevamo comprare, se faceva, si pagava una volta al mese perché ci stavano i soldi tutti, però pigliavamo la conserva, il pane, pigliavamo la farina e poi dopo papà alla fine del mese andavamo a pagare. Quando che, però non è che ci stava un sordo che te potevi andare a spasso, che te potevi comprare qualcosa. Avevo 18 anni, ancora non conoscevo un paio di calze. Papà col faggio ci faceva i zoccoli, con i cani dei tedeschi, con i copertoni, ci faceva il cappotto. Non tenevamo niente. Siamo proprio tribulati.